Allora, un Allora, saluto a tutti, giusto? salve, ah, no, aspetta, Riccardo, qua oggi tu sei Tu ospite, stavolta? Eh sì, sono infatti dalle parti. fammi fare la parte, sennò qua faccio solo da pezzeria. Allora, Ma no. cominciamo lo spazio certi diritti, quest'oggi è eccezionalmente, condotto da me, con ospite Riccardo Cristiano. Riccardo Cristiano, ricordiamo, è anche presidente di questa associazione Libri.tv, ricordiamo anche che è membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, e ovviamente attivista iscritto e attivista dell'associazione Certi Diritti, Associazione Radicale Certi Diritti. E Riccardo, appunto, quest'oggi ha pensato che fosse necessario e utile per Libri.tv e il suo pubblico darci degli aggiornamenti su notizie, ovviamente recenti, che riguardano un po' il mondo dei diritti, dell'eguaglianza, perché poi questo è soprattutto i temi dei diritti e dell'eguaglianza e la comunità LGBT. E quindi io, Riccardo, darei a te la parola per vedere un pochino, farti decidere a te da dove vuoi cominciare, fermo restando che ogni tanto farò delle piccole incursioni per non fare, Gianni, ecco, voilà. tu sei liberissimo, come dicevamo prima. Io innanzitutto saluto i nostri amici web ascoltatori e ringrazio Donato Volpicella che gestisce sempre la regia, e se non fosse per lui le trasmissioni non andrebbero in onda, e questo lo voglio ricordare. E poi, come mi dicevi tu, io questa sera voglio affrontare varie tematiche, e di certo voglio partire dall'ultimo Gay Pride che si è svolto a Bologna, e mi hanno dato spunto un paio di eventi che sono successi proprio ieri. E uno si domanda: ma perché c'è questo Gay Pride? Per quale motivo queste persone manifestano tutti gli anni e vanno per le strade in maniera libera e pacifica? Ecco, uno spunto me l'ha dato una persona. Adesso non so se voi lo conoscete, comunque ve ne voglio parlare. Si chiama Leonardo Monaco. Leonardo Monaco è tesoriere dell'associazione Enzo Tortora di Milano e fa parte del direttivo dell'associazione Radicale Certi Diritti. Cosa è successo a questo ragazzo? Ieri sera lui rientrava da un concerto, dal concerto di Madonna, con i suoi amici, e mentre tornava è stato additato da un vigile. Io vi voglio leggere una lettera che lui ha scritto al sindaco Pisapia per manifestare, insomma, lo sdegno. Cosa dice Leonardo Monaco in questa lettera? Ve ne voglio leggere giusto un paio di passaggi perché sono fondamentali. Dopo la splendida serata, la buona musica, le sensazioni di aver ben speso i soldi del biglietto, mai mi sarei aspettato che durante la strada del ritorno, attraversando un incrocio, avrei sentito dire da un vigile urbano intento a dirigere il traffico: questi sono uno più ricchioni dell'altro, riferendosi al mio gruppo di amici, dice. Lui già era un po' che pensava a questa frase, comunque hanno voluto proseguire, sono andati avanti, poi però ci hanno pensato e hanno detto: no, vogliamo dimostrare lo sdegno nei confronti di questa persona. Tornano indietro e questo vigile, che non aveva evidentemente finito, e anche i suoi colleghi, un uomo e una donna, dicono: è stato ancora più disarmante che cosa? Avete qualche problema? Gli rispondono loro: andate a farvi un sonno. E per finire la minaccia di denunciarli e di, appunto, di aver interrotto il servizio pubblico che stavano svolgendo questi vigili, così. E questo è uno dei casi di omofobia che vivono quotidianamente le persone omosessuali passeggiando per la strada liberamente, perché loro rientravano da un concerto. E questo è successo, come dicevamo prima, a Leonardo Monaco, tesoriere dell'associazione Enzo Tortora e nonché facente parte del direttivo dell'associazione Radicali Certi Diritti. Ancora più grave, però, che cosa è successo sempre ieri a un altro ragazzo, Leo, di 20 anni, che è un attivista invece dell'arcigay, che, stando appunto al racconto di questo ragazzo, lui è stato aggredito, cioè lui ha subito un tentato stupro. Io adesso pure qua vi voglio leggere uno stralcio per farvi capire che cosa poi è successo anche all'aggressore. Lui in pratica stava rientrando a casa quando una persona, questo suo aggressore, ha cercato di, diciamo, di aggredirlo e gli ha puntato vicino alla guancia una bottiglia, diciamo, di quelle rotte. E lo ha ferito alla bottiglia perché lui si stava dimenando, è riuscito a scappare dalla presa e si è messo, diciamo, in salvo a casa. Poco dopo lui, questo ragazzo Leo, insieme a sua madre e al convivente, sono andati sul luogo dell'accaduto, sporgendo denuncia logicamente alle forze dell'ordine. L'aggressore, questo sentite, dovete sentirlo, come si è giustificato davanti alle forze dell'ordine, ha detto: tanto è frocio, gli sarebbe piaciuto. E questa persona logicamente è stata processata per direttissima.
Adesso di questi casi ne succedono tanti. La cosa assurda è che non vengono denunciati, molte volte per paura, perché, cioè, parliamoci chiaro, vai alla polizia, denunci cosa? Denunci un'aggressione, dici, sai, sono stato additato come frocio, oppure non lo so, tante battutine che avvengono in maniera alle volte insinuante quando si cammina per la strada. A che cosa serve un gay pride? Un gay pride serve proprio a manifestare non soltanto l'affermazione dei diritti, ma l'affermazione dell'esistenza delle persone omosessuali e non, che comunque, diciamolo anche, nei gay pride non manifestano solamente le persone gay. Sappiamo benissimo che partecipano le famiglie delle persone omosessuali, partecipano anche personaggi esponenti del mondo politico. Possiamo ricordare, a parte, diciamo, gli esponenti un po' dichiarati come Paola Concia, Vladimir Luxuria, anche altri esponenti molto importanti come l'onorevole Di Pietro. Possiamo dire che comunque persone del Partito Radicale manifestano attivamente da molti anni accanto alle persone omosessuali, partecipano ai gay pride. Adesso Gianni, io quello che di cui voglio parlare nello specifico è la motivazione per cui è importante manifestare a un gay pride, perché molti ti dicono, boh, sai, vai a un gay pride. Io molte volte invito le persone eterosessuali ad andarci a un gay pride, perché un gay pride che cos'è? È una manifestazione non tanto dell'orgoglio omosessuale, quanto l'unico giorno che si ha durante l'anno di poter essere, non dico se stessi, però di poter manifestare in tranquillità e in libertà un modo di essere. Cioè, pensa per un secondo a due persone, a due ragazzi gay, che adolescenti, 16 anni, che per tutta la vita vivono quotidianamente magari le risatine di ragazzi, di loro coetanei. L'unico giorno che hanno magari di essere se stessi, di poter camminare liberamente mano nella mano, è proprio il giorno ufficiale del Gay Pride. Perché? Perché lì si sentono tranquilli, si sentono in famiglia, si sentono accolti, perché non c'è solo ed esclusivamente quello che fanno passare i media, cioè ovvero i boa di struzzo, la nudità, che poi anche quella, cioè se tu vai a vedere un carnevale di Rio, vedi tette e culi a destra e a sinistra e non ho mai visto nessuno lamentarsi di qualche bella ragazza, non lo so, brasiliana che dimena il suo fondoschiena. Si parla solo ed esclusivamente del fondoschiena di qualche transessuale che manifesta se stessa. Cioè, alla fine è semplicemente una manifestazione pubblica e pacifica di orgoglio. Io dico di orgoglio, ma sai perché, Gianni? Perché per molto tempo le persone omosessuali si sono viste rinchiuse nei locali, ghettizzate nei locali. Allora, il venire fuori allo scoperto, quello era il motto dell'anno scorso, sempre del Pride dell'anno scorso, era importante. Partiamo dai moti di Stonewall, che molti anni fa ormai diedero inizio. C'era Silvia Rivera all'epoca che, si dice, lanciò una bottiglia nei confronti della polizia che cercava di sedare queste persone che volevano venire fuori. Ma da dove volevano venire fuori? Erano rinchiuse nei locali, perché era l'unico posto dove potevano stare ed erano ghettizzate. Allora, non bisogna ghettizzarsi, questa è la cosa importante. Non bisogna ghettizzarsi, bisogna chiedere a voce alta dei diritti, anche perché uno si domanda, ma che necessità c'è di un gay pride? Io lo sento dire da molte persone con cui parlo, dei colleghi, che necessità c'è? C'è necessità perché le leggi sia da destra che da sinistra non vengono mai approvate. C'è un articolo 3 della Costituzione che viene, possiamo dire, inevaso, perché è un articolo molto importante ed è l'articolo quello fondamentale che dice: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. Ma ci credete veramente in quello che dite e quello che è scritto nella Costituzione, o sono soltanto parole scritte al vento, come tante che vengono pronunciate nei nostri parlamenti? Ma voi lo sapete che tutte le persone gay, omosessuali, pagano le tasse, lavorano come tutti gli altri e si vorrebbero per una volta vedere riconosciuto un diritto che è quello dell'uguaglianza? Ma lo sapete che le persone omosessuali non vogliono un matrimonio di serie B e non vogliono delle leggi ad personam, ma vogliono semplicemente l'estensione di un diritto che è quello già acquisito dalle persone eterosessuali, che è quello del matrimonio? Adesso, io una cosa credo che Pannella dica quando non si schiera a favore del matrimonio, ma perché è la parola matrimonio che lui gli fa venire l'orticaria. E a molti eterosessuali dicono: ma chi ve lo fa fare di volere anche voi il matrimonio?
e come chi ve lo fa fare? Cioè, è un po' come quando le donne non guidavano la macchina, che lo potevano guidare solo gli uomini. Cioè, io voglio averlo un diritto, cioè no, io ipoteticamente lo voglio avere il diritto, poi se lo voglio utilizzare, questo è una mia scelta. È un po' come la scelta di guidare o meno, di prendere la patente. Cioè, non è detto da nessuna parte che uno debba guidare la macchina, ci sono i mezzi pubblici, li voglio prendere. Però lasciate il diritto alle persone omosessuali di vivere tranquillamente la propria vita, ma non solo nelle proprie camere da letto, come ci sente spesso rispondere e dire, vivere la vita tranquillamente alla luce del sole, vivere una vita piena, una vita dove i diritti principali vengono riconosciuti, come il diritto a succedere in un eventuale decesso di uno dei coniugi. E c'è un altro esempio lampante anche qua. Abbiamo un caso emblematico, che è un caso anche molto noto, che è quello di Alemanno. Alemanno non è l'esponente, diciamo, politico, il sindaco di Roma, ma è il compagno che superstiti, diciamo, di Lucio Dalla. Cosa è successo praticamente? Quando il compagno, appunto, è rimasto vivo, insomma, è rimasto superstite alla morte di Lucio Dalla, lui si è visto escludere dalla famiglia. Ci sono delle dichiarazioni che lui ha fatto, ed è una dichiarazione molto importante, e ve la voglio leggere anche perché qua capite bene perché è necessaria una legge. Per ora non dico nulla, dice Alemanno, Marco Alemanno, il compagno di vita di Lucio Dalla, per ora non dico nulla, se non che al momento diciamo non è ancora proprietario dell'eredità, perché c'è una battaglia in tribunale. Riferendosi ai parenti, fanno finta che io non esista, negano l'evidenza, da 2 mesi non ho più contatti diretti con la famiglia di Lucio. Cioè, queste sono cose importanti. Cioè, voi pensate, fino a quando va tutto bene, è tutto a posto. Un po' come le persone che si separano. Cioè, quando marito e moglie si sposano, sperano che vada tutto a posto. Poi però purtroppo viene la vita con il destino e con le esigenze, e purtroppo succede che 2 persone si separano. Allora lì saltano fuori le questioni legali. È un po' la stessa cosa. Cioè, 2 persone convivono. Se sono 2 persone che comunque in vita sono riuscite a sistemare qualcosa a livello legale, rivolgendosi al notaio, pagando, però comunque ricordate sempre che c'è la quota di legittima e non hai comunque l'esclusività di una casa che magari avete costruito insieme. Altrimenti, se non c'è una legge, purtroppo si è inesistente. Per non parlare poi dei figli, ci sono ancora. Noi abbiamo intervistato in puntate precedenti di Spazio Certi Diritti, oltre che Cecilia Davos, questa era l'ultima in ordine di tempo, abbiamo intervistato Giuseppina Ladelfa di famiglia Arcobaleno. Ma vi rendete conto che ci sono 100.000 bambini che sono nati o da precedenti unioni o da unioni successive, che sono inesistenti, cioè non hanno diritti. Cioè, ragazzi, ma pensateci un attimo, sti ragazzi, sti bambini non esistono. Cioè, 2 donne, 2 uomini che comunque hanno dei figli, ripeto, da precedenti relazioni o perché magari sono ricorsi all'inseminazione artificiale all'estero, non hanno diritti. Cioè, se uno dei 2 coniugi dovesse venire a mancare, l'altro, che magari biologicamente non è il padre, che fine fanno? Vengono assegnati ai servizi sociali? Ma vi sembra logica una cosa del genere? Io tuteliamo i bambini, dico, va bene, non vogliamo tutelare la cosa, ma pensiamo un attimo ai bambini, e non ci si pensa. Quindi io dico che la questione del matrimonio, dei diritti, la questione del Pride, la motivazione di perché esiste questo evento, questa, non so, chiamiamola manifestazione folcloristica, perché ormai c'è in ogni città e viene, insomma, fuori sempre a giugno, più o meno nello stesso periodo, e si vedono questi carri. Precisiamo anche un'altra cosa, che quest'anno, scusa Gianni che mi sto facendo il monologo stasera da solo, però devo dirle certe cose, quest'anno appunto a causa del terremoto, insomma, che c'è stato in Emilia, il Gay Pride non è, diciamo, avvenuto con il consueto passaggio dei carri, perché, vabbè, sicuramente perché comunque non era il caso di manifestare in quel modo. Però diciamo che se non ci sono stati i carri e quindi le musiche ad alto volume da una parte, c'è stata però la banda musicale, c'erano le bande cittadini che erano guidate da molte persone, e in queste bande si vedeva comunque l'allegria.
E quindi qual era, diciamo, il senso di questa manifestazione di quest'anno? Raccogliere i soldi per le popolazioni terremotate. Infatti era stato il circolo, i circoli Arci emiliani hanno, si sono impegnati a sostenere un fondo che si chiama appunto Fundraising, che era pro i terremotati. Questo, diciamo, è stato, diciamo, il comitato promotore, il Bologna Pride, che ha messo a disposizione addirittura un conto corrente che è stato attivato dall'Arci. Io ve lo posso ancora dire perché il conto corrente è attivo ed è il conto corrente 145350, perché chi volesse può tranquillamente ancora versare dei soldi per le popolazioni terremotate. Quest'anno molte persone si sono unite non solo per i diritti delle persone omosessuali, ma per i diritti dei terremotati. E forse è stato un esempio lampante di come persone che sono a loro volta discriminate e sono persone bistrattate, che le persone appunto omosessuali sono, si sono avvicinate per un istante, per una manifestazione che comunque è personale, a un'altra realtà, che è quella delle persone terremotate, che a loro volta vengono dimenticate dal governo. Parliamoci chiaro, il 2 giugno, festa della Repubblica, sono state dimenticate dal governo. Cioè, sono state dimenticate persone terremotate, persone che comunque soffrono, persone che hanno perso tutto. E allora io tornerei per un attimo alla politica, diciamo, nostra, alla politica locale e a quello che c'è nella politica locale. Perché, Gianni, io adesso voglio dire un'altra cosa molto importante. Si parla molto del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, come un movimento rinnovatore, come un movimento che porterà il cambiamento nell'Italia. Eppure il movimento di Beppe Grillo, che dovrebbe essere il movimento del popolo, il movimento dei diritti, il movimento delle persone che rappresenta, insomma, la democrazia dal basso, come dice lui, è costellato, ecco, è la parola giusta perché 5 Stelle, è costellato da persone che comunque sono omofobe e a più riprese lo hanno dimostrato. Una di queste persone che ha dimostrato di essere una persona omofoba è Francesco Perra, che è un attivista del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. E parlando della famiglia di fatto, ha una televisione locale, che cosa ha detto? Ti leggo pure questo passaggio perché la dice lunga. Questi piccoli passaggi, no, di news GLBT purtroppo non passano sulla stampa o sulle televisioni del TG5, non li vedrete mai, né sulla Rai né sulla 7, giusto magari lo potete vedere su qualche blog o su qualche TV libera come la nostra, che è liberi.tv, io lo dico perché è una TV gratuita dove non ci sono fondi, gli unici fondi sono quelli che da soli riusciamo a trovare tramite le sottoscrizioni volontarie. Quindi ritorno un attimo a che cosa ha dichiarato questo esponente del Movimento 5 Stelle, che poi è l'attivista di Zero Gas, che è Francesco Perra. Ha detto: oggi non c'è nessun problema per l'accesso ai diritti, il problema è che quando l'accesso ai diritti va a ledere i diritti degli altri, come quello della famiglia, cioè, quindi no, la famiglia tradizionale, parliamo qua. Da che mondo è mondo, il matrimonio è sempre stato tra uomo e donna. Non sono contrario alle unioni, il problema è che perché il matrimonio sia tale riguarda l'uomo e la donna. Come fai a istituirlo per persone dello stesso sesso? Allora ci potremmo sposare, ha continuato sempre questo militante, diciamo, grillino, anche in tre o col nostro animale. Ci sono persone che hanno un rapporto stretto col proprio animale, anche loro potrebbero sposarsi? E meno male, pensate che il conduttore lo ha presentato come una persona liberale. Figuriamoci se non era una persona liberale. Io queste me le posso aspettare da Storace, me le posso aspettare dalla Santanchè, ma non me le posso aspettare da uno che si spaccia per liberale. Quindi pensate un attimo che cosa pensa un esponente del Movimento 5 Stelle. Adesso... ti volevo fermare un attimo, sì, perché sì, lungi dall'idea di poter dire qualcosa, volevo postarti le domande che venivano dalla chat. Sì, perché... vai. Perché insomma su quelle diamo la precedenza, cioè, insomma le facciamo. Allora Giovanna ci ha una domanda e ci chiede una domanda forse ingenua, si chiedeva perché i GLBT non votano in massa per i radicali? Ma guarda, il discorso è questo, Gianni. Io ringrazio Giovanna Devetag per la domanda, perché lei col suo spazio life è una persona molto intelligente. Adesso io penso questo, cioè non dico tanto i radicali che debbano votare in massa, o comunque le persone GLBT non debbano votare in massa per i radicali, però io dico questo: le persone GLBT dovrebbero un attimo sicuramente svegliarsi e rendersi conto che loro hanno un potere in mano. E il potere in mano qual è? Il potere del voto. Quindi io dico, chiunque votate,
decidete di votare, siano essi radicali, siano esse delle persone del PD, siano esse delle persone di un qualunque schieramento politico, pensateci bene, perché comunque siete voi che avete il potere di poter mandare al governo qualcuno, e siete anche voi a poterlo non mandare. Cioè, voi dovreste chiedere, persone del mondo LGBT, a tutti, dovreste dire che cosa? Dovreste dire, io vi voto, io lavoro, io sono una persona che contribuisce al miglioramento di questo paese che è l'Italia. Di conseguenza, ho il potere, ho la possibilità di mandare o meno al governo qualcuno. Per cui, io penso che le persone del panorama LGBT dovrebbero sì votare i radicali se lo sentono in coscienza. Io faccio parte dell'associazione Radicale Certi Diritti perché sono coerente con quello che è il mio pensiero. Non mi sono mai schierato con altri movimenti politici per il semplice fatto che non vedo tutta questa libertà. Alle volte anche in dichiarazioni di alcuni esponenti politici sono troppo soft. Cioè, sembrano mai volersi schierare, che ne so, per il matrimonio, una legge contro l'omofobia. Cioè, la stessa Paola Concia, ultimamente, proprio in merito a quest'ultima aggressione che c'è stata, ha detto cosa? Ha detto, ma la vogliamo fare una legge contro l'omofobia per evitare proprio questi casi? Ma lo stesso Grillini ha detto la stessa cosa dell'IDV. Tutti gli altri stanno in silenzio. Ma perché? Perché è una situazione di comodo. Per non scontentare parliamo chi, di una legge, di una proposta di legge che lei ha portato avanti, una legge ad personam che è stata bocciata, se non sbaglio. Sì, ma guarda Gianni, io sono di questo parere. La legge contro l'omofobia può essere utile fino a un certo punto. Cioè, è razzismo bello e buono. Cioè, noi lo chiamiamo omofobia, ma è razzismo. Se tu una persona la chiami frocio, ok? Comunque la offendi. Parliamo del caso di Cassano. Cassano se ne è uscito con ste sparate dicendo appunto che non sa se ci sono i froci negli spogliatoi e vabbè, Cassano lo possiamo anche scusare, va, perché questo ci diciamo dentro di noi, è ignorante perché ignora. Allora guarda, io vicino a me c'ho un libro che è questo, no? Che si chiama Figli Diversi. Io a Cassano consiglierei di leggersi sto libro, che è scritto da Paolo e Giovanni Dall'Orto. Ma perché gli consiglio di leggersi sto libro? Perché essendo ignorante, ignora. Cioè, perché probabilmente è cresciuto in un ambiente così gretto che magari dire frocio a una persona è, capito, è lo scherzo. Un po' come una volta si chiamava negro la persona afroamericana, un po' come si chiamava ebreo in maniera dispregiativa una persona di fede giudaica. C'è la stessa cosa, cioè è un po' maschilista anche sicuramente, che poi bisogna fare anche una precisazione. Cioè, voi pensateci un attimo, questo l'ha dichiarato Cecchi Paone, ma lascia il tempo che trova. Molte persone del mondo del calcio si circondano di veline, si circondano di belle ragazze, non tanto perché realmente ne sono innamorate, ma per una questione di macismo. Cioè, per una questione anche di... c'è la storia insegna. Io dico sempre che bisognerebbe guardarsi un attimo indietro. Cioè, basterebbe vedere tutte le star di Hollywood che hanno fatto coming out nell'arco degli anni, che all'inizio erano stati additati con storie con quell'altra diva. E poi, leggendo molti libri, si vede che erano storie create ad arte per non scontentare le fans. Perché, ragazzi, pensateci un attimo. Cioè, dire che non esiste... È un po' come chi era l'iraniano che diceva no, guarda, in Iran non esistono i gay. Cioè, ma vi pare logico che in Iran non possono... Cioè, nel mondo non esistono i gay. È un po' come dire nel mondo del calcio non esistono i gay. Ma che non li vuoi vedere tu. Nel senso, non li vuoi vedere tu, ma ci sono. Ma guarda, questa cosa mi ha sorpreso della dichiarazione, cioè non tanto l'appellativo che Cassano ha detto, cioè frocio, quanto le risatine dei giornalisti, perché ci sono stati i giornalisti dall'altra parte che gli hanno domande, che sono messi a ridere. Si sono messi a ridere, cioè a te ti fa rabbia proprio perché, cioè vabbè, sai, Cassano, io ti ripeto, non lo giustifico, però lo posso anche vedere come la solita storia del mondo, dell'ambiente, diciamo, maschilista, eccetera, eccetera. Allora, su questa cosa, Riccardo, fermati un attimo, posso farti una domanda? In chiusura. Sì, vai. Allora, su Cassano, voglio dire, ancora il cattivo gusto e l'ignoranza e la maleducazione, ma anche insomma il razzismo non è un crimine. Volevo chiederti, secondo te, che ne pensi su questa cosa di una class action che ho letto che si sta mettendo appunto per i danni a seguito di questa dichiarazione di Cassano? Se non sbaglio è un'associazione di consumatori che la sta mettendo su. Pensi che sia utile la causa?
Guarda, io, guarda, il mio parere personalissimo è quella che comunque è libero ognuno di fare quello che vuole. Quindi se una class action si vuole costituire, non lo so, parte civile in un processo, vuole fare qualcosa contro Cassano, è liberissima di farlo. A me, diciamo, il pensiero di Cassano interessa quando viene giustificato. Capito? Cioè, se Cassano parla e dichiara queste stronzate, perché per me sono stronzate, e i media gli danno ascolto perché comunque fanno il gioco di Cassano, fanno il gioco di una certa politica e di un certo orientamento vaticano, diciamo così. Io sono più per rispondere con i fatti. Cioè, io direi a Cassano: se tu veramente credi in quello che dici, informati, cioè perché probabilmente non conosci veramente la persona omosessuale. È un po' come quelli che fanno battutine, ah, sai, mi salta addosso. Quando poi tutti quelli che hanno frequentato gli spogliatoi, io onestamente ho fatto pure parte di squadre di calcio a livello di dirigenza. Se vedi come si saltano addosso e come si toccano anche intimamente, dici sono forse loro i froci e non lo sono gli altri, capito? Quindi io credo che alla fin fine Cassano purtroppo sia vittima egli stesso di un mondo che lo ha creato a immagine e somiglianza. Però guarda, ti do, parlavamo di giornalisti, c'è un giornalista che ha fatto coming out proprio di recente, proprio ieri, Rai anzi, News, 15 giorni, Rai News che è stato 24. sui Paracchini e l'ha detto praticamente pubblicamente. Ed Sì. è apprezzabile che più persone possano dichiararsi, perché il fare coming out è una cosa importantissima. È importantissima per i ragazzi giovani che si sentono soli, si sentono esclusi, è importantissima per le stesse persone che lo fanno il coming out. È una cosa importantissima perché ti dà una forza, il dichiararsi omosessuali, il dichiararsi gay, perché vivi tranquillamente poi la tua vita, che poi è semplicemente un percorso in discesa, cioè sei veramente tranquillo con il mondo e più brutto dover nascondere i propri sentimenti che non dichiararli al mondo. Ecco perché è Riccardo, in importante. chiusura, la domanda di Giovanna: cosa pensi della scelta di Lucio Dalla di non fare coming out? Ma Lucio Dalla anche là ha fatto una questione semplicemente economica, te lo dico chiaramente, molti esponenti delle comunità varie di quella musicale non si dichiarano, Tiziano Ferro l'ha fatto ad esempio, ma Tiziano Ferro è una persona giovane, molti invece non lo ritengono necessario, piglia Renato Zero. Renato Zero dice che non lo è, eppure si sa che lo è. Lucio Dalla lo stesso, Ron, ma ce ne sono, Carmen Consoli, se ne dicono di tutti i colori, anche sulla la stessa Pausini. E io dico che sono affari loro, nel senso che magari non sono tranquilli con se stessi. Quando arriverà il momento anche per quello, forse lo diranno. È un peccato però, è un peccato perché è una possibilità non solo che danno a loro stessi, ma è una possibilità che danno a tutti gli altri ragazzi che vorrebbero farlo e hanno bisogno di un idolo, hanno bisogno di un sostegno anche morale, come quello di Tiziano Ferro. Io ti Riccardo, ringrazio, stavolta ti Tania, faccio una domanda io in chiusura, sulla sola, vai, visto che c'è vai. tempo solo per la domanda. Ma secondo te, se una persona nella sua vita eterosessuale ha un'esperienza omosessuale, si può definire omosessuale? Come pure, se un Io, omosessuale. se il mio parere? Allora, io non credo nell'eterosessualità assoluta. Come non credo, io credo che ci sia un'evoluzione e credo soprattutto che ognuno è libero di fare ciò che vuole, ciò che sente. Cioè, per cui io non credo nell'eterosessualità assoluta. Io credo che comunque una persona sia libera di non di scegliere il proprio orientamento, perché quello non si sceglie, di scegliere la propria felicità. Perché se tu dici sono omosessuale, voglio vivere tranquillamente la mia vita, quella è l'unica scelta che fai, ma non scegli di essere omosessuale, scegli solo di essere tranquillo e felice con la propria, col tuo essere e con la persona che scegli di amare, ma non scegli di essere omosessuale. Io Ho con capito. questo rispondo, Sì. penso, alla tua domanda. Sì, no, la mia era la domanda perché volevo chiedere, poi insomma, allora se uno ha un'esperienza omosessuale, essendo etero magari da sempre, può Bisogna vedere partecipare se con un continua, bisogna titolo? vedere se continua, Gianni. Bisogna Sì, vedere se no, continua. appunto, Se vuol dire che no, poi gli piace, vuol dire questa che lui qua. è. Io penso che. Oh. Allora, No, ci sono questa pure era quelli che gli piacciono le donne. questa una domanda che ho elaborato soprattutto in visione della legge Concia, che Sì. prevedeva appunto una legge ad personam per le accuse di omosessualità, ammesso che appunto debba essere un'accusa. E allora io mi chiedo, un giudice che sta là, che fa un accertamento? E se la persona è stata sempre etero ed è negli ultimi mesi gay, o viceversa, gliela può applicare? Era un'aggravante precisa Ma per guarda, basta vedere l'ingiunta. uno come si dichiara, Gianni, è molto facile. Cioè, se tu ti dichiari omosessuale, ti senti aggredito. Cioè, secondo me è un aggravante. È anche un po' come. Allora, pensiamo a una cosa molto semplice. Se tu sei sposato con una persona di colore, ok? E quella persona viene offesa perché si dice magari sporca negra.
è un aggravante a un reato che già comunque è quello dell'aggressione. Io credo che la questione dell'omofobia non debba creare magari una legge, come dicevi tu, ad personam, ma creare un aggravante che comunque tu stai offendendo, stai dando a una persona non tanto dell'omosessuale quanto del frocio, un po' come, cioè, fino a quando un frocio dice a un'altra persona, cioè un omosessuale dice a un'altra persona del frocio, si scherza, un po' come la persona obesa dice grasso a un'altra persona, se te lo dici da solo non ti offendi, però se te lo dice un altro ti offendi, cioè anche okay, quello allora, è punibile come richiesta per un'aggravante specifica degli obesi. Guarda, puoi fare anche tu una class action se ti senti offeso e decidere decidere qualcuno. Faremo una legge prima o poi, magari, lo so, però Gianni con ragione, chi lo sa. Vabbè. Riccardo, con queste parole noi chiudiamo questo spazio Certi Diritti e ovviamente poi passiamo allo spazio Voci Radicali. Ringraziamo Riccardo Cristiano. Grazie a tutti. Ok, passiamo allo spazio Certi Diritti, credo, però dopo uno spottino, se non sbaglio. Grazie ancora. Ciao a tutti.